Allora, adesso vediamo un caso applicativo in cui c'è anche una particolarità. Vediamo di avere un dominio fatto in questo modo. Su questo lato e in basso e anche sopra, mentre sulla sinistra abbiamo la condizione del primo tipo, sulla destra del terzo tipo, quindi scambio con un ambiente a T infinito con un coefficiente di scambio H segnato. Inoltre il sottodominio 1, cioè questo, è caratterizzato da una generazione termica, quindi qua G pari a 1 per 10 alla 3, quindi sono 1000 watt su un metro cubo. Ora, per quanto riguarda i dati, l'ingresso, sappiamo che L è pari a 0,20 metri, il 0 è pari a 20 gradi Celsius, infinito 50 gradi Celsius e H 5 watt sul metro quadro Kelvin. Poi K1 è pari a 10 watt metro Kelvin, mentre K2 è pari a 0,2 volte K1. Vogliamo evidentemente determinare il campo di temperatura utilizzando il metodo delle differenze finite. Ora, la particolarità di questa applicazione è evidentemente legata al fatto che abbiamo due materiali differenti. Quindi iniziamo ad affrontare il problema seguendo i passi logici di una qualsiasi modellazione numerica. Quindi nella fase di preprocessamento evidentemente dovremmo scrivere qual è il modello matematico da utilizzare, che nel nostro caso è derivata seconda di t su dx quadro più derivata seconda di t di y quadro più il termine di generazione k uguale 0 con, l'abbiamo chiamato g, con g pari a 1 per 10 alla 3 watt su metro cubo in 1, mentre vale 0 watt sul metro cubo nel dominio 2. Poi ovviamente dobbiamo specificare le condizioni al contorno, per esempio scrivendo che t di xy uguale t0, se assumiamo come sistema di riferimento questo, in questo modo qua, y, x, ok, quindi uguale 0 per x uguale 0 e y compresa tra
2L e 3L. In questo modo qui specifichiamo ovviamente tutte le condizioni al contorno. Dt su dn, quindi derivata normale uguale a 0, condizione di adiabaticità, per x compreso tra 0 ed L ed y pari a 2L. Poi x pari ad L ed y compreso tra 0 e 2L. E infine, lo scrivo qua sulla destra, x compreso tra L e 2L ed y pari a 0 e così via, va bene? In questo modo qui noi definiamo il modello matematico con tutte le condizioni al contorno. Tutta questa cosa qui si fa nella fase di preprocessamento, ma nella fase di preprocessamento va anche fatta un'operazione molto molto importante, sapete già qual è la generazione della griglia computazionale. Cancello qui e vediamo nel nostro caso quale potrebbe essere una griglia computazionale adatta. Allora, intanto, per poter utilizzare in modo agevole le equazioni che abbiamo visto prima, le equazioni discretizzate, dobbiamo utilizzare una griglia che sia uniforme. In altri termini, l'utilizzo di una griglia uniforme ci porta dei vantaggi dal punto di vista della semplicità di trattazione del problema discretizzato. E anche qui quindi utilizziamo una griglia appunto uniforme. Allora, ridisegno il dominio un pochino più grande, cercando di conservare al massimo le proporzioni. Ok. Giacché ci sono due materiali differenti, ovviamente questo per noi è una sorta di confine sul quale dovremmo far capitare dei moduli, ok? Quindi diciamo che sicuramente potremmo avere, nel caso più semplice in assoluto, una situazione di questo tipo. Però chiaramente in una situazione di questo tipo la soluzione che troveremo non sarà molto accurata, perché i nodi sono solo sul contorno. Quindi cosa facciamo? Aggiungiamo dei nodi in questo modo, quindi avremo un nodo qua, e vedete che passare a un caso bidimensionale significa incrementare in maniera abbastanza significativa il numero di nodi. Ora, qui abbiamo una condizione al contorno del primo tipo, quindi iniziamo a numerare i nodi da qui con un criterio tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 nodi. Mentre questi li chiamiamo 1 primo, 5 primo e 9 primo, e non costituiscono un'incognita del nostro problema, già che lì c'è una condizione al contorno del primo tipo. La dimensione di griglia D sarà pari a delle mezzi, evidentemente, e al solito il nostro sistema di riferimento è qua, x, y.
Allora, ora faremo così, vediamo tre nodi a vostra scelta, voi mi dite quali volete vedere, li vediamo insieme, dopodiché vi lascio un po' di tempo per lavorare in autonomia sul problema, ok? Quindi poi vedremo su quali nodi avete avuto problemi, perché ovviamente abbiamo un numero di nodi abbastanza elevato, e passeremo quindi al caso assial simmetrico, quindi in coordinate cilindriche. Allora, quali nodi volete vedere? 6, 8 e 23. 6, 8 e 23. Tutti d'accordo? Dieci al posto dei 6? 10, 8 e 23? Va bene, andate. Iniziamo, nodo 10. Allora, la situazione è questa. 9, 10, 11, poi abbiamo il nodo 13 e il nodo 6. L'elemento è questo qui, che mi tratteggio. Poi abbiamo qui una conducibilità, ovviamente K1. Qui abbiamo un termine sorgente, l'abbiamo chiamato G, come al solito, G per B, e utilizziamo la notazione delle resistenze, quindi scriveremo Q punto 9, 10, Q punto 13, qua conviene fare 9,10, 13,10, Q punto 11,10 e Q punto 6,10. Quindi il bilancio sarà Q punto 9,10 più Q punto 13,10 più Q punto 11,10 più Q punto 6,10 più termine di generazione per il volume uguale 0. Ora, tutti questi termini possono essere scritti utilizzando una conduttanza equivalente, cioè ho una resistenza equivalente, no? Quindi se utilizziamo una conduttanza scriveremo K9 10 per T9 meno T10 più K13 10 T13 meno T10 più K11 10 più 11 meno T10, continuo sotto, più K6 10 più 6 meno T10 più il termine di generazione per 0. E a questo punto dobbiamo andare a vedere le varie conduttanze che espressione hanno. Allora, iniziamo dalla K9-10. Dal nodo 9 al nodo 10, ovviamente, stiamo attraversando il materiale di conducibilità termica K1, l'area di scambio è D mezzi, la distanza è D, quindi avremo K1 per l'area di scambio che è di mezzi diviso D, D e D si semplifica e quindi fa K1 mezzi.
la conduttanza 13, 10, andiamo a vedere dove siamo. Allora, 13, 10, qui non c'è materiale, quindi attraversiamo solo il materiale di conducibilità K2 con un'area di scambio che è di mezzi e una distanza D, quindi sarà pari a K2 di mezzi diviso D, cioè K2 mezzi. K conduttanza 11, 10 uguale. Ora, anche il nodo 11, 10 non ci crea particolari difficoltà perché siamo nel materiale K1, questa volta sia l'area pari a D, chiaramente D per 1, la distanza è ancora D, quindi avremo K1 per D su D. Veniamo a invece a K6, 10. Allora, in questo caso il flusso attraversa e il materiale 1 e il materiale 2. Io ho scritto K1 sbagliato, è K2. Io ho scritto K2 giusto, materiale 2, no? Ok, attraversa e il materiale 1 e il materiale 2 e può essere visto come un fenomeno che viene in parallelo, diciamo così. Di conseguenza avremo che questa conduttanza sarà pari a K1 per L mezzi su D, quindi il flusso che attraversa questa superficie del materiale 1, più K2 per L mezzi ancora su D, il flusso che attraversa questa metà di superficie. Quindi avremo K1 per D mezzi su D, che fa K1 mezzi, più K2 D mezzi su D. Quindi K1 mezzi per K più K2 mezzi, cioè un mezzo, evidentemente, di K1 più K2, che è una mezza. Ok? Rimane infine il volume, che scrivo qua, è 3 quarti di quadro. E così abbiamo tutti i termini dell'equazione. Quindi questo è il nodo 10. Vediamo adesso, avevate chiesto nodo 10, nodo 8 e nodo 23, se ricordo bene. Okay. Nodo 8, quindi abbiamo qui il nodo 4 che è allo spigolo, nodo 8, nodo 12 e di qua abbiamo il nodo 7, quindi l'elemento è questo qui rispetto al quale dobbiamo fare il bilancio. Ho dimenticato una cosa nell'equazione di prima. No, ho messo il termine di generazione su tutto il volume, cioè 3 quarti, invece era solo sul dominio 1, quindi il volume non è 3 quarti, cioè stiamo parlando del nodo 10, no? Vedete? Quindi questo è l'elemento. Io ho messo G per B dove B era tutto il volume, ma in realtà la generazione, la traccia dice che è solo qui, quindi è soltanto su un quarto di D quadro, ok? Non tre quarti, su un quarto, correggete.
La diabaticità ovviamente l'ho tenuta in considerazione perché non c'è nessun flusso che dall'esterno entra attraverso le superfici 9-10 e 13-10, quindi non c'è nessun problema da quel punto di vista. Ora, qui invece non ci sono termini sorgente, cioè nel dominio 2 non c'è generazione e c'è invece una condizione al contorno del terzo tipo, quindi io la scrivo come Q punto infinito 8. Dopodiché mettiamo al solito Q punto 12 8, qui mettiamo una Q punto 7 8 e una Q punto 4 8. Ora bilancio sarà Q punto 7 8 più Q punto 4 8 più Q punto infinito 8 più Q punto 12 8 uguale 0. Al solito possiamo scrivere le conduttanze K 7 8 di 7 meno di 8 più K 4 8 di 4 meno di 8 più K 12 8 di 12 meno di 8 più, lo scrivo in basso, K infinito di infinito meno di 8. Il tutto è pari a 0. Iniziamo da K78. K78 è K1 per l'area che è proprio D, diviso la distanza che è D, quindi è K1. Allora, K invece 4,8 sarà pari a K12,8 perché sono equivalenti, se vedete, no? Uguale K12,8 uguale K1 per l'area che è di mezzi diviso la distanza che è di, quindi è K1 mezzi. Rimane K infinito che è uguale ad H per l'area che è di. Sono T8, è un 8 rovesciato. T8, questa cosa di fare quando infinito 8 ti crea un po' di confusione. K78 dovrebbe essere K2 o... è tutto K2. Giusta osservazione, siamo sul dominio 2 e quindi sono tutte conducibili da K2, non K2. Altre osservazioni? Ok. Quindi questo è il nodo 8. È abbastanza semplice, no? Adesso il nodo 23. Allora, nel caso del nodo 23, la situazione è la seguente. Questo è l'elemento. Qui c'è l'abaticità sul lato inferiore, quindi non ci sono flussi da considerare, ma ci sono solo Q punto 24, 23, Q punto 22, 23 e Q punto 20,
23. Il bilancio è punto 2023 più punto 2423 più punto 2223 uguale 0, ovvero K 2023 di 20 meno T23 più K 2423 T24 meno T23 più K 2223 T22 meno T23 uguale 0. Ora osserviamo subito che K 2223 sarà uguale a K 2423 e sarà pari in particolare a K2 per l'area che è di mezzi diviso la distanza D, quindi K2 mezzi, mentre K2023 è pari a K2 per l'area che è tutta D diviso la distanza che è. Non ci sono termini sorgente, condizione di adiabaticità, quindi non ci sono altri flussi, e questa è l'equazione per il nodo 23. Quindi questi sono gli elementi che abbiamo preso in considerazione e rispetto ai quali abbiamo scritto i bilanci. Adesso tutto chiaro? Come procediamo? Adesso procediamo in questo modo. Voi autonomamente svolgete questo esercizio arrivando ad ottenere il campo di temperatura. Non è detto che questa griglia sia la più adatta. Volendo potete utilizzare una griglia più fitta o una griglia più grada, cioè potete scegliere voi una griglia. Bene, quindi lo svolgete in Excel, MATLAB, come preferite, però dovete arrivare a un campo di temperatura. La settimana prossima inizio a farvi vedere come si può risolvere questo stesso problema utilizzando un codice di calcolo non commerciale, cioè il COMSOL. Quindi poi farete il confronto tra la soluzione ottenuta dal software al calcolatore e la soluzione ottenuta da voi a mano, diciamo così, utilizzando lo schema le differenze finite. Questo confronto in realtà presuppone una serie di attività che vedrete a mano, di cui vi parlerò, e impegnatevi perché questa rappresenterà la prima esercitazione del documento che voi preparerete durante il corso e che presenterete all'esame, ok? Quindi in questo documento, per intenderci, voi spiegherete il problema, farete vedere la griglia che avete realizzato, scriverete tutti i bilanci per ogni nodo, farete vedere qual è la matrice dei coefficienti, la soluzione. Poi spiegate come avete raggiunto la soluzione con il software, fate il confronto e l'analisi dei risultati. Va bene? È un'attività che ci impegnerà, vi impegnerà, diciamo, principalmente a voi per un periodo, non so, di un paio di settimane, credo. Nel frattempo noi proseguiamo con la teoria e dedichiamo una lezione, almeno una lezione a settimana, a vedere gli aspetti numerici. Ci sposteremo in aula informatica al momento opportuno e quindi poi nel frattempo inizieremo a vedere anche problemi diciamo più di tipo CFD che di semplice conduzione. Va bene? Quindi questo è come ci muoveremo. Come invece ci organizziamo per la lezione di questa mattina? Manca un'ora, quindi a questo punto io vi faccio vedere come si ricavano le equazioni per la simmetria cilindrica, ok? E vediamo velocemente, che in una mezz'ora dovremmo farcela,
un semplice esempio applicativo, vedendo i bilanci su alcuni dei nodi, perché come avete visto nel caso 2D si arriva a griglie abbastanza corpose, quindi diventa un po' complicato poi risolvere l'intero problema come abbiamo fatto con Excel nei casi monodimensionali. Il tempo rimanente vi mettete e iniziate a svolgere questo esercizio in modo che vi avvantaggiate nella vostra attività, come dire, inerente allo sviluppo del documento, cioè della relazione da presentare all'esame. Va bene? Ok. Allora, detto questo, quindi il caso in coordinate cilindriche è un caso ancora bidimensionale, ma nelle variabili R e P, cioè sostanzialmente descriviamo dei problemi a simmetria cilindrica, va bene? Allora, per affrontare il caso di differenze finite in coordinate cilindriche, immaginiamo di avere un'aletta che, applicata ovviamente ad un asse, sostanzialmente è fatta in questo modo qua, e quindi se volessi, come dire, vedere tutto in 3D, la situazione sarebbe questa. Vedete? Ok? Quindi anche questo, diciamo che lo rompiamo qua. Non so se riuscite a comprendere. Questa è una retta, ovviamente, che se faccio una rappresentazione un pochino più comprensibile, forse stiamo parlando di una cosa di questo tipo. Ok? Rispetto a quest'asse qui, il problema è simmetrico, giusto? E può essere descritto in questo caso specifico in modo monodimensionale in funzione di R, chiaramente. Però, se questo qui è R0 e chiaramente questa dimensione qui è R0 più L, dove L è la dimensione della retta, chiaramente ragiono prendendo uno spicchio, in questo modo qui, del mio dominio, e vado a discretizzare le differenze finite questo spicchio qua. Questo qua. Ora vogliamo proprio capire che cosa succede quando devo discretizzare un problema di questo tipo utilizzando lo schema di differenze finite. Guardando il tutto, diciamo così, in pianta, se avete capito che tipo di problema stiamo affrontando, avremo R0 qui, dopodiché qua avremo R0 più L, e immaginiamo di posizionare un certo numero di nodi in questo modo qua. Io questi nodi li metto più vicini perché ovviamente nel caso più generale possibile, diciamo che qui continua, no? Questi sono tre generici nodi interni, va bene?
Ora, la nostra griglia sarà bidimensionale e ovviamente avremo l'asse R e uno spicchio di ampiezza delta P con i nodi posizionati in questo modo. E quindi il generico nodo interno IJ avrà, interagirà con il nodo I-1J, o meglio, se vogliamo, diciamo IJ-1, 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 poi di qua abbiamo I-1J e di qua abbiamo I-1J con l'elemento associato al nodo IJ che è questo qui che vi tratteggio. Ok? Avete capito che cosa stiamo facendo? Cioè questa è l'aletta vista dall'alto, immaginando che il campo di temperatura in realtà qui è monodimensionale, immaginando che sia bidimensionale, ovviamente i nodi sono posizionati su questa superficie in questo modo in funzione di R e dell'angolo delta phi. Allora adesso vogliamo ricavare l'equazione per il generico nodo interno. Quindi scriveremo punto I-1J IJ come al solito più punto IJ-1 IJ più punto I I più 1 J IJ più punto I J più 1 IJ uguale a 0. Possiamo riscrivere tutto utilizzando le conduttanze K I-1 J IJ che moltiplica ovviamente T I-1 I-1 J meno T IJ e così via, il tutto uguale a zero. Il problema diventa capire queste conduttanze, come possiamo calcolarle. E per farlo ovviamente facciamo un ingrandimento della situazione che stiamo studiando come prima cosa, in questo modo. Questi sono i nodi in questione e questo è il punto di controllo. Ecco qua. Quindi qua è delta R, cioè la dimensione della griglia in direzione R, mentre quest'angolo qui abbiamo detto che è delta phi. Ora cancelliamo
un attimo questa immagine qui, tanto voi ce l'avete sul vostro quaderno. Iniziamo a vedere quali sono le varie conduttanze. Allora, I-1JIJ è quella relativa a questo flusso qua, questa potenza termica qui. Quindi la superficie in questione è questa. Ok? Quindi la conduttanza I-1JIJ sarà pari alla conducibilità termica per l'area di questa superficie. Adesso ricordate che qui abbiamo il primo nodo che si trova a R0, giusto? Dopodiché abbiamo il nodo IJ, che è un generico nodo interno. Immaginando che la numerazione sia 1, 2, 3, 4, 5, I, questo generico nodo I si troverà a una distanza dall'asse pari a I volte delta R più R0. Giusto? Mi seguite? Quindi se io faccio I volte più delta R più R0 arrivo qui, in direzione R. Vero? Ma io devo andare qui, quindi volte delta R più delta R meno delta R mezzi, ed è questo raggio, quindi I volte delta R più R0 meno delta R mezzi, e questo è il raggio. Io devo trovare la circonferenza di questa, diciamo la lunghezza di quest'arco di circonferenza, moltiplicarlo poi per 1, giusto? Quindi è il raggio per l'angolo che è delta phi. Il tutto diviso la distanza tra i nodi che è delta R. Avete capito? Devo ripetere? Ok, ripeto. Allora, la conduttanza I-1JIJ è data dalla conducibilità del materiale per l'area di scambio, che è quest'arco qui in, diciamo, in tratto spesso moltiplicato 1, ok? Diviso la distanza tra i nodi. La distanza tra i nodi è delta R, ok? Il problema qui è trovare l'area di scambio, e in particolare trovare la lunghezza di quest'arco. Ora, devo arrivare qui sulla coordinata R, quindi sul primo nodo qui sto ad R pari ad R0, vedete? Sono qua. Dopodiché nodo 1 R0 più delta R, nodo 2 R0 più 2 volte delta R, così via, nodo I R0 più I volte delta R, capite? Se la numerazione è 1, 2, 3, 4, 5, n. Quindi R0 più I volte delta R sono arrivato proprio qua, in corrispondenza del nodo I. Ma la superficie di scambio sta qui. Quindi è R0 più I volte delta R, arrivo qui, meno delta R mezzi, perché tutto questo è delta R, questo è delta R mezzi. E mi porto qua. Ed è il raggio. Per l'angolo, delta phi, ovviamente in radianti l'angolo, no? E ho la lunghezza di quest'arco di circonferenza per 1 chiaramente, e dell'area, eccola qua, diviso la distanza delta R. Ok? Chiaro adesso? Ora, quando andiamo qui, il discorso è analogo, quindi stiamo parlando di K I più 1 J I J. Il discorso è perfettamente equivalente, quindi faccio I volte delta R più R0 e sto in corrispondenza del nodo IJ. Questa volta devo spostarmi a destra ancora di un delta R mezzo, quindi questa volta è un più delta R mezzi, moltiplicato l'angolo, e ho la lunghezza dell'arco per 1, evidentemente ce lo metto, dai, per completezza,
per 1 diviso la distanza che è ancora da terra. Andiamo a vedere a questo punto K I J meno 1 I J. Allora, chi stiamo parlando? Del flusso della potenza termica che va in questa direzione qua. Quindi l'area in questione è questa qui in basso, ok? Ora, qui il problema non è calcolare l'area, perché l'area è delta R per 1 direttamente, quindi è K delta R per 1. Il problema è la distanza, perché è quest'arco qui. Ma se il ragionamento che abbiamo fatto non vi ha creato problemi, è facile arrivarci, perché sono in corrispondenza del nodo I e l'angolo è delta phi, quindi sarà R0 più I volte delta R per delta phi. E questa conduttanza qui è uguale evidentemente alla conduttanza di IJ più 1 IJ, ovvero quella associata a questa potenza termica qui attraverso questa superficie qua. Va bene? Per completezza, che cosa succederebbe se ci fosse un termine sorgente? Dovrei calcolare il volume di questo elemento qui, giusto? Allora, il volume di questo elemento qui lo posso calcolare facendo il prodotto tra delta R e quest'arco qua. Quindi il volume è uguale a delta R per l'arco che è R0 più i volte delta R per delta R, qualora ci fosse un termine sorgente. La difficoltà nei problemi assi asimmetrici è questa, cioè giostrare con raggi, angoli, eccetera. Per il resto non ci sono problemi rispetto a problemi particolari rispetto al caso bidimensionale in coordinate cartesiane. Bene? Dubbi, domande? Ora, volevo farvi osservare una cosa, e cioè la trattazione che abbiamo fatto per le differenze finite bidimensionali è stata sempre relativa al caso di griglia uniforme. Questo perché utilizzando la griglia uniforme abbiamo avuto il grosso vantaggio di poter scrivere l'equazione del generico nodo interno in modo semplice, quindi in generale l'abbiamo potuta scrivere in questo modo: I di meno 1 J più P di J meno 1 meno 4 volte TTJ più T TT1J più T C più 1 era pari a termine sorgente di quadro su K, qualora ci fosse il termine sorgente. E questa scrittura vale per un generico nodo interno in coordinate cartesiane per griglia uniforme. Ora, questo non significa che se io trovassi in questa condizione un dominio fatto così, volendo rappresentare questo dominio con una griglia uniforme, per esempio fatta così,
mi troverei nella difficoltà, ovviamente l'ho disegnato un pochino male, abbiate pazienza, lo rifaccio subito, ecco, mi troverei in una evidente difficoltà, cioè se metto solo questi nodi, ovviamente mi ritrovo, questo è un arco di circonferenza, mi ritrovo questo nodo all'estremità, e va bene, ma se io voglio una soluzione più dettagliata, perché questa evidentemente è troppo povera, quindi vado ad aggiungere nodi, che cosa succede? Succede questo, vedete? Non sono proprio quadrati. Comunque, come vedete, non riesco ad approssimare bene quest'arco di circonferenza, ma ottengo un'approssimazione fatta così. Se lo voglio approssimare ancora meglio, magari, beh, è ovvio che aggiungo nodi e mi avvicino sempre di più. Però sta succedendo una cosa, cioè se io qui aggiungo nodi, li devo aggiungere in tutto il dominio, perché la griglia è uniforme, capite? Quindi qua aggiungo nodi per descrivere meglio questo boundary, cioè questo contorno curvo, e mi ritrovo in una zona magari fatta così, che non ha bisogno di tanti nodi per descriverne la forma, perché è un rettangolo senza problemi, mi ritrovo una miriade di nodi solo perché dovevo approssimare meglio questa superficie curva, capite? Ma c'è un'altra possibilità, l'altra possibilità è quella di non utilizzare una griglia uniforme, ma scegliere una soluzione di questo tipo. Arco di circonferenza, aggiungiamo dei nodi in questo modo. Okay. Quindi avremo un nodo qua, 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 un nodo qua. Posso pensare di portare questo nodo per esempio sull'arco, questo nodo pure, e questo nodo pure se necessario. Però così facendo l'equazione che troverò non è più questa, perché nella espressione della derivata prima, secondo lo schema le differenze centrali, avrò un intervallo spaziale di espansione differente in direzione x e in direzione y. Quindi l'equazione diventa più complicata e anche l'implementazione del metodo diventa molto più complicato. Allora questa è una scelta che poi bisogna fare quando ci si trova di fronte a problemi più complessi dal punto di vista geometrico, cioè utilizzare una griglia non uniforme con le difficoltà che ne derivano a livello di formulazione, oppure continuare ad utilizzare una griglia uniforme ben sapendo che questo può causare un dispendio non strettamente necessario di risorse computazionali, già che magari infittirò la griglia anche lì dove non è necessario. Ok? Questa è una cosa da tenere in considerazione ed è anche un limite del metodo delle differenze finite. Infatti, utilizzando per esempio il metodo dei volumi finiti, problemi relativi all'utilizzo di griglie non uniformi sono molto meno impattanti sulla formulazione, capite? L'ultima cosa che rimane, e poi vi lascio dedicarvi un po' all'esercitazione, è cosa succede nel caso tridimensionale? Vediamolo velocemente, ci mettiamo proprio un minuto, perché tanto abbiamo già visto come si fa nel caso tridimensionale. Il caso tridimensionale non aggiunge poi tantissimo. Allora l'unica cosa è che eviterei i
predici, i G, eccetera, perché altrimenti diventa veramente molto complicato. Quindi immaginiamo che questo sia il generico nodo interno e lo chiamo 1, va bene? Poi mettiamo in direzione X, in direzione Y, in direzione Z, mettiamo i nodi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi vogliamo vedere cosa succede all'equazione discretizzata per il generico nodo interno. Allora, immaginiamo che la griglia abbia ovviamente un passo uniforme, il che significa per esempio che la griglia è fatta così. Ecco, vedete, sono tanti cubetti dimensione D, questo significa, va bene? E il nostro elemento, il nostro nodo 1 si trova al centro di uno di questi cubetti. Allora, se andiamo a fare il bilancio, avremo punto 2,1 più punto 3,1 più punto 4,1 più punto 5,1 più punto 6,1 più punto 7,1, poi ci mettiamo anche le perdite di generazione uguale a 0. Allora, punto 2,1 K, l'area è di quadri, D per D, giusto? La distanza è D, quindi fa K per D, per T2 meno T1, più K. Tutti quanti i nodi avranno la stessa superficie di scambio di quadri, la stessa distanza D. Quindi avremo sostanzialmente K di T3 meno T1 più K di T5 meno T1 più K di, mi sono dimenticato il 4, lo metto qui, K di T4 meno T1 più K di T6 meno T1 più K di T7 meno T1 più il termine di generazione G di al cubo uguale 0. Ora, se riorganizzate il tutto, troverete un'espressione del tipo sommatoria di tutti i nodi adiacenti meno 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte il nodo in questione uguale al termine sorgente. Basta, io metto quello che è G di quadro di sopra. Quindi la differenza, come vedete, è che il coefficiente
dell'equazione, nell'equazione della temperatura incognita è passato da 2 nel caso monodimensionale, a 4 nel caso bidimensionale e a 6 nel caso tridimensionale. E ovviamente potete ben immaginare che la griglia di calcolo determinerà un sistema di equazioni molto più corposo rispetto al caso bidimensionale, ma soprattutto rispetto al caso monodimensionale. Ok? Avete dubbi, domande? Ora, quello che rimane da vedere, lo vedremo a questo punto la prossima settimana, è cosa succede quando vogliamo studiare problemi transitori utilizzando il metodo numerico delle differenze finite. Quindi questo è ciò che ci rimane da fare, mentre nella prossima mezz'ora dedicatevi a ricavare tutta la formulazione per quel problema lì. La settimana prossima vedremo come impostarlo nel software commerciale. Va bene?